temevi i loro tre battitori al salto, che sono stati in effetti il loro punto di forza, da cui hanno iniziato a mettere in difficoltà la vostra ricezione e il vostro gioco. Il problema forse è stato non riuscire a trovare una controffensiva e non riuscire mai a mettere voi in difficoltà la Spezia. Assolutamente, innanzitutto complimenti a loro, loro hanno fatto un'ottima partita ordinata, hanno sbagliato veramente, veramente poco, al servizio ci hanno fatto molto male, ma ce lo aspettavamo, più che dei meriti nostri, tanto sono tanti sono i meriti loro. Noi abbiamo fatto la nostra modesta partita, non posso dire che abbiamo fatto malissimo. Il problema grosso è che se vogliamo competere contro squadre di questo livello, che sono più forti di noi, con più esperienze di noi, dobbiamo metterci qualcosa in più, che nelle scorse partite c'è stato, in questa non abbiamo proprio avuto l'atteggiamento giusto per provare a vincere. Ripeto, più che demeriti nostri, di sicuro ci sono stati molto meriti degli avversari. Noi però non abbiamo affrontato la partita con l'atteggiamento giusto. Ecco, anche nei momenti in cui sembravate aver ripreso il filo del discorso, come nel secondo set quando siete riusciti a pareggiare 24 pari, o nel terzo quando siete anche riusciti ad andare avanti di 3, 16-13, poi però non riuscivate a dare continuità, cioè nei momenti clou veniva sempre fuori l'avversario, forse un po' di paura. Noi abbiamo avuto poca lucidità di sicuro in determinati momenti. Siamo una squadra che in questo momento non ha ancora la forza di uscire subito da situazioni difficili. Poi i nostri attaccanti di palla alta, ricordiamoci che hanno 19 e 18 anni, quindi li dobbiamo aspettare, avere la pazienza di aspettarli, di lasciargli il tempo di migliorare. Di sicuro ci manca un po' di carattere in queste situazioni qua. E questo però lo si allena e dobbiamo cercare di tirarlo fuori in allenamento. E ripeto, oggi tanti meriti agli avversari, noi però l'abbiamo affrontato in maniera negativa come atteggiamento ed è sintomo di tutta una settimana in cui ci accontentiamo in quello che facciamo e non abbiamo voglia di metterci qualcosa in più per provare a raggiungere zone di classifica che ci permettono di stare un po' più tranquille. La classifica è sempre corta, ne vinci una e sei secondo, terzo, ne perdi una e sei decimo. Oggi avessimo vinto, forse il nostro campionato poteva essere un campionato di alta classifica. Questa partita ci riporta un po' con i piedi per terra, siamo questi, dobbiamo continuare a lavorare, ma dobbiamo credere di più nelle nostre capacità, qualità e avere molta più voglia e aggressività nel voler portare a casa il risultato. Parlando dell'atteggiamento di settimana, forse frutto anche di questo, la scelta di Paolo De Lucia dal primo minuto, una scelta che comunque, qualunque sia il motivo che l'ha dettata, indica un po' quella che è la strada del Parella, cioè investire sull'ennesimo giovane cresciuto, nel proprio settore giovanile, un altro ragazzo giovanissimo, classe 2004. Assolutamente, sono molto contento di quello che ha fatto Paolo in questa partita perché onestamente nel 7,5 che ha giocato non ha sfigurato. È un ragazzo che ha molta voglia, in allenamento dà sempre il massimo, quindi si meritava di poter esordire. Poteva arrivare anche prima l'esordio, ma abbiamo aspettato di far giocare in una partita in casa che era un po' più tutelato. Ecco, molti giocatori seguissero la voglia che ha lui nel fare le cose, nell'allenarsi, nell'impegno che ci mette sempre, secondo me tra 2 settimane i risultati si vedranno.